Luigi, buonasera. Abbiamo il piacere di avere ospite il professor Giulio Tarro nella sua qualità di virologo, ma io lo ritengo prima un amico e poi un eccellente professionista che ha dato conto di sé per una sua esistenza, perché leggere il suo curriculum mette imbarazzo, nel senso, giovanissimo laureato a Messina, quindi abbiamo un'origine a Napoli laureato, però nasce a Messina. Nato a Messina, quindi abbiamo una fusione del sud, ossia di nascere e poi nella laurea. Ma la cosa più bella è che lei effettivamente è uno degli scienziati che noi possiamo avere il piacere di avere, che in materia in questo momento si parla di una malattia che dà veramente qualche preoccupazione, io credo che lei ci possa illuminare in questo momento un po' particolare. Effettivamente ci troviamo di fronte a quella che da epidemia ormai diciamo, è diventata una pandemia, perché diciamo, a partire da Wuhan, che è una cittadina al centro della Cina però con 11 milioni di abitanti, e quindi diciamo da lì ha cominciato, per così dire, questo virus, perché poi di questo parliamo, ad andare, per così dire, in giro, non solo per la Cina. Oggi diciamo con i sistemi che abbiamo di globalizzazione, soprattutto via aerea, oggi siamo in Cina, dopo 24 ore siamo dall'altro lato del mondo, e quindi non ci abbiamo problemi. Per cui penso che sia però fondamentale stabilire che da questo posto, ecco, parlavamo di pandemia perché abbiamo già quasi immediatamente, ci sono stati dei casi in Thailandia, dei casi diciamo nel Corea del Sud, dei casi addirittura Vietnam, Nepal, e poi cominciamo ad andare in Giappone, in Malesia, Singapore, l'Australia è già un altro continente, Stati Uniti, poi in Canada, e andiamo pure dalla costa d'Avorio, quindi in Africa, all'Europa. L'Europa già c'ha almeno tre casi in Francia e uno in Germania, quindi, poi come sapete c'è stato pure, abbiamo paventato il caso a Napoli, che poi proprio oggi è stato diciamo una polmonite normale, ecco. Non c'entra questo coronavirus della nuova SARS, così lo potremmo definire. Ecco, professore, io mi ricordo una sua intervista sulla SARS, dove lei giustamente accennò a quello che poteva essere una malattia normale, però con degli aspetti particolari. Se vogliamo fare un paragone tra la SARS e questo coronavirus, qual è la sintesi che possiamo fare? Ecco, direi che noi ci troviamo di fronte a una tecnologia presumibilmente molto vicina, nel senso che abbiamo un interessamento generale con febbre, abbiamo solamente un po' di tosse e poi soprattutto c'è un'implicazione delle vie inferiori, per il bronchio e quindi la polmonite. A questo punto, il problema è che nei casi più gravi c'è pure un blocco renale, in sostanza. Ecco, facciamo sempre questo paragone con la sindrome acuta respiratoria grave precedente, e ora ci troviamo di fronte invece a un coronavirus che quindi è della stessa famiglia. Però, fino ad oggi, anche se tutto sommato ce ne siamo interessati in poche settimane, perché i cinesi hanno comunicato alla OMS, cioè l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il 31 dicembre, che c'erano dei focolai, soprattutto di polmonite atipica, a Wuhan, questa grossa città cinese. E presumibilmente era forse già dall'inizio del mese questa situazione. Dopo pochissimo tempo, si può dire già al settimo giorno, ed è poi diciamo, ufficializzato al nono giorno come comunicazione sempre all'OMS, che si trattava appunto di una polmonite da coronavirus. E qui dire coronavirus vuol dire riportarsi al 2002-2003 e riportarsi allora nell'arco fortunatamente di sei mesi praticamente a ben 8.000 casi contagiati e
se non sbaglio, 764 morti. Quindi una mortalità, possiamo dire, del 10%. Questo, ovviamente, 2002-2003. Non ci furono allora la possibilità di utilizzare, per così dire, antivirali e tantomeno un vaccino, però in compenso c'è stato un ottimo studio che ha utilizzato gli anticorpi monoclonali umani, e quindi è stato possibile anche fare già delle sperimentazioni a fine, chiaramente poi si è già conclusa l'epidemia, però diciamo la loro utilità anche, per così dire, a neutralizzare il virus nel furetto, quindi ci abbiamo la parte sperimentale. Allora, se, diciamo ufficialmente e anche scientificamente, sembra che il virus, il coronavirus, venisse dai pipistrelli e poi abbia colpito animali piccoli, in particolare il cosiddetto zibetto. Poi abbiamo il ragun, che è una specie di, anche in questo caso, molto vicino al furetto, sì. Poi anche animali piccoli, dai roditori, pure gatti, qualche cane e scimmie. Quindi abbiamo avuto questo passaggio poi sull'uomo, poi il contatto interumano. Il contatto interumano che in questa epidemia, appunto dopo l'isolamento del coronavirus, si può dire dopo 3 settimane dalla notizia ufficiale, i cinesi hanno comunicato che c'era un passaggio interumano, quindi diciamo da una persona all'altra. Qualche malpensante dice che i cinesi, al di là dei 30 giorni che lei più o meno citava, i numeri non sono realmente quelli. Noi ci auguriamo che questa sia una notizia da smentire, perché sicuramente non è una bella notizia. Diciamo che al momento, diciamo che noi siamo lì a conoscenza, esatto. Mettiamolo così. E che ricordo pure, diciamo, in particolare i numeri che riguardavano appunto questi casi, che soprattutto non arrivavano a 100, però avevano già in particolare 17 morti, però già c'era a livello proprio, gli inglesi hanno fatto un calcolo statistico che per la città di 11 milioni di abitanti sicuramente doveva esserci almeno 1700 casi contagiati. Ecco, qui abbiamo già i numeri, salgono. E salgono tanto che oggi, stamattina, proprio dare le notizie, diciamo, in primis, che poi siamo ormai al 29 gennaio, quindi è passato praticamente un mese, esatto. Visto che è dicembre di 31. E allora, come risultato, 6.000 contagiati ufficiali e i morti sono praticamente, almeno sempre stamattina, 112. A questo punto ovviamente tutto il resto ci fa pensare a altri numeri, come c'era la statistica, allora siamo già certamente... Quello che mi impressiona sono le immagini di una Cina che è sempre in grossi numeri per le strade e sembrano strade completamente deserte. Ossia, o c'è stato questo fatto del Capodanno cinese che ha influito, ma le persone sicuramente in Cina il problema lo sentono molto più che da loro. Io direi che noi, diciamo, grosso modo abbiamo 60 milioni in Italia, però i cinesi, non dimentichiamo, sono almeno 1.700.000.000, e cioè abbiamo certi numeri. Numeri impressionanti. Sì, per cui... Anche questo fatto del Capodanno cinese, che era diciamo, lo scorso weekend, l'entrata del cosiddetto topo nello zodiaco cinese, coincide, io direi, forse come da noi il Capodanno, la gente va in giro, la gente viaggia, per cui è stato un momento di blocco anche di questa situazione particolare, quindi ci siamo trovati di fronte a un aspetto cinese che ha comportato poi, diciamo, anche in questo caso subito si è studiato, ma da dove viene? Perché proprio a Wuhan? A Wuhan sicuramente, perlomeno per i primi casi si parlava, molti avevano a che fare con il mercato del pesce, dove c'erano anche allevati diversi tipi di animali, in particolare si parlava del serpente addirittura, ma sempre ricordiamoci il pipistrello, quello dell'origine. L'origine di tutti i mali. E poi direttamente alla... Al serpente,
Poi però dobbiamo, poi vogliamo dire prima o dopo un'altra ipotesi? Ormai noi siamo come sempre nel campo delle ipotesi, però nel campo della certezza lei ha fatto parte di tante commissioni sulla virologia e anche sui vaccini. I tempi materiali per trovare un vaccino, più o meno, quando possono essere? Ecco, io mi atterrei che fra la SARS del 2002-2003 e la SARS attuale, siamo praticamente nel 2000, possiamo dire l'ultimo mese del 2019-2020, sì. C'è stata un'altra SARS, diciamo non è una SARS perché si chiama MERS, che sarebbe la sindrome respiratoria del Medio Oriente, che nel 2012, guarda caso, in Saudi Arabia c'è stato il primo caso. Primo caso che ha comportato una sindrome più o meno di tipo, sì, diciamo, respiratoria, però in questi casi che proviene dal cammello, a cui ovviamente l'ha potuto dare il pipistrello, però diciamo, questi casi, diciamo, là non c'è stata una pandemia come nel nostro caso, però sicuramente c'è stata un'epidemia, e c'è tuttora, che però sono casi abbastanza, come dire, ben affrontati dalle autorità locali, che fra l'altro hanno la fortuna di avere un grosso sviluppo a livello sanitario, e direi che là già hanno sviluppato, grazie però a uno studio dell'Istituto Pasteur, quelle cellule B della memoria che poi da cui sono stato in grado di avere gli anticorpi monoclonali umani neutralizzanti il virus. Quindi questo esiste. Ecco. Quindi noi in proiezione dobbiamo pensare, questo è un aspetto sicuramente di intervento, l'altro chiaramente è il vaccino, perché a questo punto presumo che a distanza anche dalla prima SARS ci sono le condizioni di poter avere, diciamo, la produzione di un vaccino. L'antivirale è difficile perché lo stesso virus influenzale finalmente, diciamo, all'antivirale, ma si preferisce sempre ricorrere, diciamo, alla profilassi del vaccino. E quindi sempre il vaccino. Professore, stacchiamoci un attimo dalla SARS. Il presidente De Luca ha chiesto praticamente, ha riunito le ASL per creare uno stato emergenziale, ma io credo che al momento stati emergenziali non ce ne siano. Poi abbiamo un istituto che lei conosce bene, che è il Cotugno, di cui è stato anche primario, mi ricordo. Sono stato primario virologo, sono stato primario di dipartimento, sono stato presidente del comitato etico. Sono attualmente primario emerito. No, il suo è un curriculum eccezionale. Infatti io non posso mai dimenticare quella fotografia del Papa che quasi fa un cenno d'inchino alla sua presenza. Questo per dire un po' le memorie nel tempo che rimangono impresse. La prima foto con Papa Giovanni Paolo II e la mia mano in mezzo alle sue, veramente aveva il prana il Papa. Ma io avevo dato il giusto suggerimento per utilizzare un interferone nella sua infezione da citomegalovirus che gli era stata per le trasfusioni dopo, per così dire, il tentativo di riacciare, di farlo fuori, aveva avuto delle emorragie, quindi aveva avuto subito un intervento e quindi c'era bisogno di questi 3 litri di sangue, però purtroppo allora non c'era la possibilità di diagnosticare subito del sangue trasfuso citomegalico, e quindi questo virus che è un virus che è pericoloso solo, diciamo, per le donne gravide, ma anche per soggetti che sono debilitati, come nel caso suo, a livello respiratorio. Quindi era una bella immagine che mi è rimasta nel cuore, perché credo che nella vita ci sono momenti che vanno focalizzati. Un'altra cosa che io ricordo volentieri di lei, il fatto che è stato uno dei primi ad affrontare la terapia del dolore in oncologia. Ossia i primi esperimenti possiamo dire che possiamo risalire a lei, perché quando si parlava di terapia del dolore sembrava che si parlava di droga, no? Diciamo che il mio maestro Albert Sabin ha sempre indirizzato la sua ricerca medica in tanti campi, ovviamente in particolare in virologia, ma soprattutto quando si è passata la possibilità che i virus potessero anche essere responsabili di tumori nell'uomo. Sicuramente, diciamo, il suo obiettivo è sempre stato quello umanitario. Lui non ha mai studiato il senso degli angeli, ma doveva essere un fatto pratico, in medicina sociale addirittura. E quindi sotto questo aspetto
ovviamente mi ha passato pure questo, questo testimonio. Un'altra cosa che io volevo accennare è che lei ha girato il mondo con la ricerca. In un convegno pochi giorni fa un colonnello dei carabinieri diceva: in Italia siamo dei dementi. Perché? Preparare un laureato ci costa 600.000 euro allo Stato italiano. Dopodiché prendiamo una mente eccelsa, un ragazzo che ha studiato, si è preparato, e lo lasciamo all'estero tranquilli, come se il problema non è un problema italiano. Vorrei sapere un attimo la sua idea in materia. Ma diciamo che la ricerca medica sia importante nel mondo, che non ci dovrebbero essere frontiere, e che anche sappiamo che lo studente italiano è ben formato fino, per così dire, alla laurea. Dopo però ha bisogno praticamente, come succedeva una volta pure a Roma, era allora diciamo la capitale Caput Mundi, e quindi anche, per così dire, nell'approfondire determinate situazioni che allora erano ovviamente sempre questioni di cultura, e c'era bisogno eventualmente di andare anche fuori. Andare fuori per il ragazzo laureato è un fatto positivo. Il problema è il suo rientro, perché se giustamente lo Stato italiano paga tanto per laurearlo, bravo, ha bisogno poi di utilizzarlo, ovviamente dopo che fa la sua esperienza estera, però diciamo, non siamo in grado poi di dare al giovane, perché è laureato soprattutto, che deve fare il ricercatore, di sbarcare il lunario, ma in maniera chiaramente degna e all'altezza dei suoi studi. Per cui abbiamo tutti i nostri giovani che si integrano subito come rotellini di un orologio all'estero e poi non siamo in grado di richiamarli. E questo, io dico, poi non è una questione solo di finanziamento, diciamo, a livello diciamo, della moneta, ma è anche diciamo, legato alla burocrazia, ce n'è troppo. Non possiamo pagare in organizzazione ai paesi anglosassoni. Dovrebbero sapere, no, che per fare un piccolo progettino quante pagine bisogna riempire. È qualcosa di fondamentale. Io col mio finanziamento americano lo devo riempire sette. Bene. Sette volte. Italiano... Col mio finanziamento americano. Esatto. Americano, ma che svolgevo in Italia. Tanto è vero che poi alla fine, e questo viene il problema principale, la meritocrazia da noi non c'è, e c'è allora forse mi potevo dire la gerontocrazia altrettanto, è troppo diciamo aggressiva, mentre dobbiamo anche dire, parlavamo appunto del finanziamento dei giovani, dopo tre anni di lavoro con mezzi economici americani, quindi io non avevo il problema che si pone del finanziamento, mi richiamano negli Stati Uniti, mi richiamano nel centro, allora diciamo che cambiava da essere il centro batteriologico, quindi per così dire per prepararsi eventualmente a una guerra batteriologica, cambiato con editto di Nixon in centro della guerra per il cancro a Frederick, che poi era il famoso Fort Detrick diciamo, della guerra batteriologica. Ebbene, io in tre mesi ho dovuto ripetere tutto quello che avevo fatto a Napoli, ma in tre mesi, cioè tre anni rispetto a tre mesi, ecco, diciamo pure. Allora, i soldi c'erano, perché erano americani anche quelli che usavano a Napoli, e i soldi c'erano ovviamente negli Stati Uniti, la differenza di tempo è legata a tante altre situazioni, e noi non possiamo ovviamente stare all'altezza se continuiamo con questa situazione. Un'ultima battuta la vorrei fare, un consiglio ai nostri telespettatori come affrontare questo tipo di epidemia che in realtà in Europa... pare che ci sia fino a questo momento siamo fermi, insomma. Beh, abbiamo già Francia e Germania. Benissimo, però parliamo un attimo in casa nostra. E abbiamo anche molti cinesi che lavorano da noi. Qualcuno già sarà andato per il Capodanno, qualcun altro già sarà tornato prima di blindare. Qualche soggetto al comunio. Penso che da vista com'è la pandemia sicuramente. Sicuramente. Però come ci possiamo difendere? Ligieri. A cominciare dal lavaggio delle mani. E poi chiaramente là è molto diffuso il fatto della mascherina, perché questo è una trasmissione non tanto come l'influenza, che anche per così dire in un'aula il virus può circolare con l'aerosol,
Da noi ha bisogno, diciamo, più di un contatto più diretto, anche nei mezzi pubblici, più quelli più vicini che non ci sono, e quindi basterebbe la mascherina rispetto eventualmente. Ma è l'abitudine che in Italia non la vedo proprio. In Cina, dove eventualmente prima del passaporto ti misurano la temperatura, la mascherina, poi adesso ne parliamo. Ho visto delle immagini che sembra veramente un assetto di guerra, però è anche una difesa, molto serenamente. Professore, io lascio a lei la parola per la conclusione, senza voler aggiungere qualche altra cosa, anche perché lei sta a casa sua, quindi faccia quello che vuole. Ma io ringrazio innanzitutto l'amabile amico che ha fatto le domande. Ringrazio per la pazienza con cui mi avete ascoltato. Direi, a conclusione, vorrei ricordare a tutti che io 40 anni fa ho finalmente avuto ragione di una grossa epidemia che si era sviluppata a Napoli, del male oscuro, legata alla moria dei bambini di 1 o 2 anni, almeno 80 ufficialmente, per una virosi respiratoria non diagnosticata, finché io, che lavoravo al Codugno, però, diciamo, per gli adulti, non sono intervenuto con la mia, con la mia professionalità che avevo preso appunto dall'America, l'avevo appena, per così dire, portata, appena no, erano già passati un lustro, ero già primario, e però l'ho dovuto dimostrare con riguardo degli esperti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, isolando il virus, difficile da isolare, dimostrando i cosiddetti postulati di Koch, il passaggio ad altri, ovviamente ad altri soggetti, in questo caso nelle cellule per il virus, e gli anticorpi che c'erano presenti nella maggior parte allora dei bambini ricoverati nei vari ospedali pediatrici. Quindi questo è veramente un bel messaggio, perché la ricerca bisogna finanziarla, bisogna investire nei nostri giovani. Io poi con lei le lascio sempre uno spazio aperto, quando ho bisogno di dire qualcosa le nostre telecamere ci sono sempre. Quindi questa è casa sua. Io ringrazio la sua presenza e ringrazio chi ci ha ascoltato. Grazie, alla prossima.